Dunque, il motivo principale per il quale vi opponete alla realizzazione di questa discarica? Perché non hanno gli elementi tecnici per poter installare una discarica qua. Abbiamo il pozzo al centro del sito individuato che porta l'acqua alle nostre case, c'è una vicinanza al Tevere non sostanziale, c'è una vicinanza al Tevere molto pericolosa, per di più nel nostro sito c'è lo stesso vincolo archeologico per il quale è stato scartato San Bertolino Corcolle e Villa Adriana. Non ci spieghiamo come mai c'è sensibilità alla cultura, o almeno dicono così, ma per il nostro paese, dove ci sono reperti archeologici e appunto c'è questo vincolo archeologico, non c'è la sensibilità da nessuna delle istituzioni che ci dovrebbero rappresentare. Per di più vorrei ricordare al Presidente della Regione Lazio, Polverini, che lei rappresenta i cittadini di tutta la Regione Lazio, non quelli di alcune parti della Regione Lazio. Il sindaco Alemanno, che continua a dire che lui non ha responsabilità in questa faccenda, si sbaglia, perché un anno fa, noi a giugno dell'anno scorso, eravamo qua in questa strada a bloccare per lo stesso motivo e per lo stesso sito. Ci hanno solo che preso in giro in un anno. Prima hanno scelto Quadro Alto, che è un sito che dista a soli 100 metri da Pian dell'Olmo, che rientra nel comune di Liano. Un anno dopo abbiamo vinto la battaglia su Quadro Alto, dimostrando noi che e verificando tecnicamente che quel sito non era idoneo. Oggi ci ritroviamo su Pian dell'Olmo, Pian dell'Olmo che è ancora più vicino al centro abitato, alle prime case dista solo 100 metri, abbiamo appunto le prime case e agli edifici sensibili quali le scuole, i centri diurni, centri anziani, eccetera, a meno di 500 metri. È una decisione scellerata che dimostra l'incapacità di governare delle istituzioni e di uno pseudo governo tecnico che finge di essere tecnico ma prende scelte politiche. A proposito dei tecnici che dovrebbero arrivare a momenti, qui non passeranno, qui non passa neanche uno spillo. Io sono un'istituzione del comune di Liano e sono qua accanto ai miei cittadini perché io li rappresento, non prendo le decisioni per i miei cittadini, ma soprattutto quando le prendo rappresentando il volere dei cittadini ma tutelando il benessere della salute pubblica, il benessere dei miei cittadini e soprattutto la loro salute, che dovrebbe essere il compito prioritario di ogni istituzione. Per di più la presa in giro anche a noi istituzioni del territorio, che abbiamo cercato da mesi e mesi di parlare con queste persone che si definiscono istituzioni, ma si devono vergognare, non ci hanno concesso neanche un incontro. Ci siamo scontrati con l'arroganza del potere, ci stiamo scontrando con l'arroganza del potere da un anno, è ora di finirla. Abbiamo manifestato civilmente, faremo resistenza passiva, hanno calpestato i nostri diritti, vediamo se sono anche in grado di passare sopra al corpo di donne, bambini e anziani. Quindi voi intendete andare avanti ad oltranza col presidio? Assolutamente, fino a quando loro, per di più, su Quadro Alto, che è il sito che è stato escluso dal memorandum del ministro Clini, e quel memorandum c'era scritto che Pian dell'Olmo, Quadro Alto e San Vittorino Corcolle risultavano siti non idonei. È un atto del ministro di 2 mesi fa, andatelo a vedere, dove lui stesso diceva che questi siti non erano idonei. Dopo 2 mesi tace, ma si dimette il ministro alla salute, il ministro ai beni culturali, il ministro all'ambiente. Costoro dovrebbero tutelare l'archeologia, il benessere dei cittadini e l'ambiente. Stiamo difendendo il nostro territorio, non intendiamo arretrare di un solo millimetro, ma soprattutto stiamo difendendo uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che appunto disciplina e sancisce e tutela il diritto alla salute. Siamo cittadini come gli altri. Se non lo fanno le istituzioni per noi, lo facciamo noi per noi stessi. Grazie. Prego. Brava Cristina! Abbiamo sentito anche la mia. Bene signora, brava. Ti rappresento. Guarda, bravissima. Soprattutto un fatto.